Omicidio a Tavuglia nella serata di ieri, 38enne albanese accoltellato durante una lite. Sarà una giornata ricca di ricordi, lunedì 12 agosto, per il 40° anniversario della visita di Papa Wojtyla a Fano, con Carlino Bertini, Patrizia Urciani e il marinaio Paolo Bragagna e il comandante del Cigalin Gianfranco Ghiandoni. Nel quartiere di Pantano a Pesaro, caditoie non pulite, strade e marciapiedi trascurati, interviene il consigliere di quartiere Marcello Valdinocci. Novità laboratori giochi e super ospiti per celebrare le virate della vita. Dal 17 al 20 agosto torna a Fano il Paese dei Balocchi, che celebra la 20esima edizione con il sindaco dell'evento Domenico Iannaccone e il cittadino onorario Fabrizio Macchi. A Mondavio torna la rievocazione storica della caccia al cinghiale. La 62esima edizione si svolgerà dal 13 al 15 agosto. A Ferragosto, a Sassonia, sul palcoscenico dei carri del Carnevale, si svolgerà la terza edizione di Porto Futuro, tra musica e arti visive. Inaugurato un nuovo campo da pickleball alla polisportiva La Combattente di Fano, arrivato in Italia nel 2018, è uno sport che combina elementi di tennis, badminton e ping pong. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. In apertura alla cronaca, ieri a Tavuglia un 38enne albanese è stato accoltellato durante una rissa tra famiglie. La vittima è deceduta all'ospedale di Cattolica, dove era stata trasportata in condizioni disperate. Una discussione tra famiglie si è conclusa con un brutale omicidio ieri sera alle 22 a Tavuglia. Una coltellata è stata fatale per il 38enne albanese Dritan Idriz, già noto alle forze dell'ordine. Le indagini sono in corso, ma secondo le prime ricostruzioni la lite sarebbe scoppiata tra famiglie di origine albanese, degenerando rapidamente in violenza. Durante lo scontro in via San Giovanni almeno 4 persone sono rimaste ferite e sono state trasferite all'ospedale di Pesaro per le cure necessarie, mentre la vittima è deceduta all'ospedale di Cattolica, dove era stata trasportata in condizioni disperate per un intervento chirurgico d'urgenza. I carabinieri intervenuti sul luogo dell'omicidio sono al lavoro per ricostruire l'accaduto e chiarire il movente del brutale omicidio. Secondo quanto si apprende, la vittima si trovava a Tavuglia per riscuotere un credito. Anche l'amministrazione comunale di Fano intende rilevare con un evento istituzionale il 40° anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II a Fano. Esattamente il 12 agosto, ovvero lunedì prossimo, verrà rievocato quel giorno all'ex anfiteatro Rastatt. L'assessore agli eventi, Alberto Santorelli, ha incaricato il consigliere comunale Luciano Cecchini e il giornalista Marco Ferri di organizzare le iniziative in collaborazione con la diocesi. Sono passati 40 anni da un evento eccezionale. Era il 12 agosto 1984, Papa Wojtyla viene a Fano. Una cosa inaudita per l'epoca, nessuno si aspettava una cosa del genere. Ebbene, l'amministrazione comunale vuole rievocare quel grande evento. Come interviene l'amministrazione comunale? Sì, vogliamo ricordare un grande evento per la città di Fano, che è ancora vivo nella memoria di chi ha partecipato in quella giornata 40 anni fa, chi l'ha organizzata, chi è stato protagonista e chi l'ha potuto anche solo ammirare. Ringrazio Luciano Cecchini e Marco Ferri che hanno curato questa giornata, da cui insomma è partito tutto. È partito un programma che va dalle 6:30 della mattina con la Santa Messa fino alla sera, nel luogo appunto in cui il Papa incontrò i pescatori, ovvero davanti all'anfiteatro Rastatt. Luciano, si comincia alle 6:30 del mattino? Sì, abbiamo pensato appunto di dividere la giornata del 12 agosto in tre momenti importanti. Uno che ripercorre appunto alle 6:30 del mattino, vescovo e altri sacerdoti con celebrazione solenne, per ricordare appunto la Santa Messa di Papa Wojtyla, ma soprattutto, visto che è santo, celebreremo in suo ricordo questa celebrazione del mattino, e aprirà la giornata. Dove? Sempre anfiteatro Rastatt, lo chiamiamo così, ex Rastatt, verrà appunto allestita una platea di circa 400 sedie e quindi, sperando di avere posto tutti, venite tranquilli. La celebrazione appunto sarà accompagnata dal coro del Duomo, del nostro Duomo, diretto dal maestro Valdelli, e poi durante la giornata un altro momento,
pranzo e cena, grazie alla collaborazione del Pesce Azzurro, con un menù speciale chiamato Menù del Papa a 10 euro tutto compreso, e questo vuol ricordare la cena di Papa Wojtyla che appunto fece con la marineria con quasi oltre 1000, penso, persone. E alla sera abbiamo pensato alle 9:30, sempre all'anfiteatro Rastatt, in un grande maxischermo con una colonna sonora bellissima. Chi non conosce Patrizia Orciani, soprano, nostra concittadina, e ci farà ascoltare dei brani, delle arie che faranno d'accompagnamento ai filmati e alle foto anche inedite di appunto dell'evento Wojtyla Fano. Il racconto, abbiamo contattato il mitico Carlino e sono contento che l'assessorato mi abbia incaricato per organizzare questa giornata, e diciamo ce l'ho messa tutta, sperando di vedervi. In particolar modo invito chi non c'era, perché è giovane, attraverso le fotografie, attraverso i racconti, vedere, capire quel che è successo nel 12 agosto del 1984 a Fano. Apprendiamo che la politica tutta sta prendendo coscienza che questo non è soltanto un problema sanitario, ma è diventato un problema sociale. Così il presidente della Fondazione Carifano, intervenuto sul dibattito politico che si è riaperto in questi giorni sulla possibilità di realizzare un centro Alzheimer nella città di Fano. Questo è un tema su cui la Fondazione si è sempre spesa, ha proseguito Ragnola, e su cui ha cercato di porre l'accento evidenziando numeri allarmanti. 5.000 casi nella nostra provincia e 1.200 a Fano. Abbiamo già commissionato il progetto per la realizzazione di questa struttura, che sarà pronto nelle prossime settimane. E ieri il direttivo del Comitato Residenti del Centro Storico di Fano è stato ricevuto dalla Giunta Comunale per confrontarsi sui vari punti su cui il Comitato ha da sempre sollecitato l'amministrazione. Il sindaco Serfilippi ha confermato di aver sollecitato maggiori controlli in centro a tutti gli organi di polizia e di aver intenzione di rivedere la ZTL, cercando con ASET una soluzione ponte al problema dei parcheggi carenti per i residenti, in attesa che venga realizzato un nuovo contenitore al servizio della ZTL. Sulla manutenzione del verde pubblico, l'assessore Curzi è stato sollecitato sullo stato dei giardini, mentre l'assessore Ilaria ad intraprendere una nuova progettualità sui giardini stessi, che sia compatibile anche con le esigenze dei bambini. In merito alle questioni legate al rumore e dell'occupazione degli spazi pubblici, il sindaco ha ribadito che la tolleranza nei confronti degli esercenti non può esulare dal rispetto della quiete pubblica e dalle esigenze di riposo dei cittadini, e cercherà di risolvere le varie situazioni critiche che si sono venute a creare. La Giunta si è resa disponibile anche a progettare insieme al Comitato Residenti iniziative di carattere sociale e conviviale. Nel quartiere di Pantano a Pesaro, caditoie non pulite, strade e marciapiedi trascurati. Sulla questione è intervenuto il consigliere di quartiere Marcello Valdinoci. Caditoie otturate, strade e marciapiedi da terzo mondo. Inizia così la segnalazione di Marcello Valdinoci, consigliere di quartiere a Pantano nel comune di Pesaro. Il quartiere di Pantano attende da tempo la manutenzione così tanto decantata da quello che è l'amministrazione comunale in diverse uscite nei giornali. E qui la situazione è ferma completamente da tanto tempo, e ormai è un po' una cosa insostenibile, perché le strade, principalmente dove ci troviamo adesso, via Turati, via Martini, ma anche via Nitti, ma anche se andiamo nelle altre strade del quartiere di Pantano, la situazione è la stessa. Qui sicuramente è proprio vergognosa. Il consigliere sottolinea che già nel 2019 avevano segnalato la situazione. Dopo diversi anni, dice Valdinoci, nulla di quanto annunciato è stato fatto. Non è stato fatto niente, è stato richiesto tempo fa a tutti i consiglieri di quartiere di dare quali erano le priorità per fare degli asfalti dall'assessore Pozzi nella passata amministrazione, e qui è ancora tutto fermo. E anche il problema delle caditoie era stato fatto, anche come si è saputo, un'uscita da parte, insieme all'assessore a suo tempo, Belloni,
però potrei anche sbagliarmi, non vorrei dire una cosa per un'altra, però dove era stato detto che era iniziato, diciamo così, dalla zona mare la manutenzione delle caditoie. Ad aggravare la situazione, racconta un residente della zona, è l'erba spontanea che cresce ai bordi stradali e tra le crepe dell'asfalto. Ci raccontava che lei stesso ha pulito la strada, la caditoia. Pulisco perché non posso vedere, è lì, è casa mia, davanti a casa mia sta bene, cioè, la chiave è lì, l'erba la pulisco io, spazzare spazzo io. Manca la manutenzione? Certo, se ne frega, la gente se ne frega qui, il quartiere proprio, non diciamo che non c'è nessuno che veramente fa qualcosa, che ci viene a vedere, magari chiedere oh, qual è il problema. Una volta passavano per le zanzare, però non è giusto, insomma. Poi c'è anche il problema legato all'amianto. Sì, allora l'amianto è uscito fuori, la cosa eclatante a Muraglia, però noi, io personalmente avevo portato in evidenza il problema che c'è nella zona Ipercop, ma è stato fatto diversi interventi anche con voi e tutto quanto, tempo dietro, ma ancora è tutto fermo. E le così tante uscite da parte dell'assessorato all'ambiente, ma anche di altre associazioni, che c'erano incontri eccetera eccetera, e si sembrava che si dovesse fare qualcosa, ma ancora non si sa niente se non quello di Muraglia. Dunque, a conclusione, qual è il messaggio, la richiesta? Ma la richiesta è quella che, siccome i cittadini naturalmente risiedono in questa zona, i cittadini pagano le tasse e tutto quanto, che non debba esserci un monito ogni volta oppure una propaganda qualsiasi sui giornali dove fanno vedere che intervengono, ma basta intervenire, cioè i fatti sono quello che portano poi dopo la consapevolezza delle persone ad avere per quello per cui pagano le tasse. Da alcuni giorni la carta archeologica del centro storico di Fano, realizzata dal Centro Studi Vitruviani e dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con la collaborazione della soprintendenza e del comune di Fano, è consultabile online sul geoportale nazionale dell'archeologia del Ministero della Cultura, Istituto Centrale per l'Archeologia. In autunno ci sarà una presentazione alla città ancora più ricca di informazioni e dati, perché non tutto, a cominciare dalle immagini, è stato possibile caricare sulla portale del Ministero. E ora apriamo la pagina degli eventi con il Paese dei Balocchi. Questa mattina sono stati presentati gli eventi, gli ospiti e le novità della 20ª edizione, che celebra le virate coraggiose della vita. Simona Zonghetti. 20 anni di storia, 4 giornate e 2 testimonial. Il Paese dei Balocchi scalda i motori per tornare dal 17 al 20 agosto in Piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano. Quest'anno l'evento vedrà la partecipazione del noto giornalista d'inchiesta Domenico Iannacone, che salirà sul palco centrale nella serata inaugurale, e del cittadino onorario Fabrizio Macchi, atleta di punta del paraciclismo italiano, che sarà presentato al pubblico lunedì 19 agosto alle 21:30. La domenica invece vedrà protagonista il chirurgo vascolare Gabriele Pagliariccio, mentre martedì 20 agosto si terrà l'incontro con il fanese Luca Lepri, che ha avviato diversi progetti per sensibilizzare sul tema della cecità. Presidente, dunque ospiti illustri anche quest'anno? Sì, ospiti illustri, abbiamo come sempre un parterre interessante e anche importante, a cominciare dal sindaco Domenico Iannacone, giornalista di Rai 3, con il suo programma che ci faccio qui, sindaco del Paese dei Balocchi, scelto perché proprio parla molto spesso, racconta le storie di persone che hanno avuto problemi e che hanno virato in maniera coraggiosa e magari sono diventati esempi anche per altre persone. A raggiungere 20 anni per una manifestazione è un grande segno di vitalità, è anche un grande segno di tante persone che si impegnano, soprattutto in questo periodo di vacanze, manifestazione comunque ormai è uno spazio molto importante dal punto di vista anche turistico per la città di Fano, perché comunque molte persone vengono da fuori proprio per la manifestazione. Quali saranno le attrattive? La balena, dove i bambini possono entrare, la casa di Geppetto, è la casa della fata turchina. Ciclotto torna, è confermato? Il ciclotto torna con la sua giostra a pedali. Poi quest'anno sarà il 5º anno di opera collettiva, grazie all'artista fanese Giovanni Piccini, quindi ogni anno abbiamo costruito 10 metri di pitture su Pinocchio, raggiungeremo i 50 metri, che è una bella lunghezza per un'opera. Tante poi le collaborazioni. Noi abbiamo la collaborazione con chiaramente con le istituzioni pubbliche, la Mediateca Montanari,
l'ASE, alcune anche private, che è la Tecfem, che è molto attiva nel campo delle energie rinnovabili. Immancabile anche l'appuntamento con Spazio Slurp, l'iniziativa dedicata all'educazione alimentare dei bambini. Novità di quest'anno sarà Don Pasta, un'occasione per dimostrare che fare la pasta a mano richiede solo pochi minuti. L'associazione Apito invece porterà un laboratorio pittorico e creativo dove dare vita a costruzioni fantastiche e colorate, ma saranno tante le associazioni del territorio che proporranno laboratori e giochi. ASET in tutti questi anni è sempre stata vicina al paese dei Balocchi, è sempre stato un parco perché ritiene questa manifestazione di grande utilità da tutti i punti di vista, anche da quello educativo, e proprio per questo noi faremo dei laboratori per i bambini a proposito dell'educazione al consumo responsabile di una risorsa importantissima, poi in questi giorni lo stiamo vedendo, come l'acqua. Pensiamo che i primi attori di questo cambiamento culturale possano essere i bambini e i ragazzi. Presenti in conferenza stampa anche il sindaco e gli assessori Santorelli e Tarsi, che hanno sottolineato gli aspetti sociali e culturali dell'evento, un modello da esportare anche in altre parti della città. Sì, non era stato previsto un finanziamento dalla precedente amministrazione, quindi come giunta abbiamo deciso di aderire e sostenere in maniera importante il Paese dei Balocchi. Paese dei Balocchi che ha raggiunto 20 anni ed è un'iniziativa fondamentale per la nostra città, una delle più importanti a mio avviso, e che ogni anno riesce a rinnovarsi e anche a sviscerare tematiche importanti come ad esempio quella di rimettersi in gioco e quindi rialzarsi anche da tante difficoltà che tante persone hanno avuto o che stanno avendo. È un'iniziativa importante che mi piacerebbe esportare anche e far contaminare tutto il resto della nostra città, perché il vedere la faccia dei bambini, delle bambine, delle famiglie al Paese dei Balocchi penso che sia l'iniziativa più importante che tante famiglie aspettano in tutto l'anno. Quindi è importante veramente far sì che il Paese dei Balocchi che continui a esistere e soprattutto riesca a contaminare tutto il resto della nostra città. Nella notte di San Lorenzo del 10 agosto a Cartoceto torna Stelle d'Argento, l'atteso appuntamento estivo promosso dal Comune e dalla Proloquo cittadina, che coniuga nella notte delle stelle la magia del borgo storico, una varietà di proposte enogastronomiche dei locali aderenti e tanti generi musicali. Infatti 7 locali del borgo ospiteranno una serie di concerti che spaziano dal pop al folk, dal jazz al rock, garantendo un intrattenimento variegato e di alta qualità. L'iniziativa rinnova anche la sua sinergia con il Museo Scientifico della Balì, offrendo un'esperienza culturale ancora più ricca e coinvolgente. Durante la serata, infatti, i partecipanti che decideranno di cenare in una delle 7 attività riceveranno un coupon che garantisce uno sconto del 20% sull'ingresso al museo. Per usufruire della promozione sarà sufficiente acquistare il biglietto convenzionato sul loro sito o direttamente alla biglietteria fisica del museo e presentare insieme al coupon del locale. La validità del biglietto con il coupon si estende fino al 31 dicembre 2024, offrendo così la possibilità di pianificare una visita in qualsiasi momento entro la fine dell'anno. Nel quadro delle manifestazioni che l'assessore al turismo Alberto Santorelli ha programmato per vivacizzare il mese di agosto, spiccano anche i 2 giorni di Porto Futuro, cui sono state assegnate le 2 giornate più significative, quelle del 14 e 15 agosto. Nelle nuove manifestazioni che sono state annunciate dall'assessore ai grandi eventi Alberto Santorelli per il mese di agosto, non manca Porto Futuro. Un'associazione che ha fatto della tecnologia applicata anche alle arti visive un modo originale di esprimersi e quindi di attirare l'attenzione del pubblico. Giovanni Piscopo, allora, qual è questa volta il programma di Porto Futuro nel quadro delle manifestazioni d'agosto? Ok, il programma di Porto Futuro è 14-15 agosto in modo totalmente gratuito presso il porto di Fano nel parcheggio antistante al Pesce Azzurro. Cominceremo il 14 agosto con una live band di ragazzi fanesi che si chiama Senza Volto, che rappresentano in maniera attuale le canzoni del passato e quindi anche del futuro. Poi ci sarà un'esibizione di un DJ di un'associazione giovanile fanese che si chiama Un Project, e chiuderà la serata
volta un famosissimo DJ di un palinsesto nazionale come Radio DJ, che si chiama DJ Aladdin. DJ Aladdin cos'ha di futuristico, diciamo, che mette insieme le arti visive attraverso delle immagini del passato con le musica del passato e musica attuale, quindi diciamo rivolta anche a un pubblico del futuro, quindi anche ai giovani. Poi il 15 agosto la mia associazione di cui sono presidente, quindi Canas Collective, accompagnerà un famosissimo DJ di una famosissima band nazionale che sono i Subsonica, e il DJ che viene da questa band si chiama Samuel, che è uno dei componenti proprio della band, e ovviamente anche in questo caso la parte futuristica sarà rappresentata dalla musica che è rivolta comunque a un pubblico del futuro. Avremo la possibilità di esibirci sui carri dell'ente carnevalesca che ci metterà a disposizione. Qual è il programma che state svolgendo nel 2024? Allora, il programma di Porto Futuro 2024 è un programma che è abbastanza esteso, concentrato nel periodo estivo ma destagionalizzato. Noi partiamo da maggio a settembre e proponiamo una serie di eventi che si rivolgono sempre a un pubblico giovane e anche giovanissimi, con laboratori, con nuove tecnologie ed esperienze visive e audio all'interno comunque del contesto sempre della marineria fanese. L'ente carnevalesca collabora come l'anno scorso fornendo quelli che sono i palchi dove si esibiranno i DJ set delle due serate del 14 e 15 agosto. Usciranno Ho visto lei che bacia lui, che sarà un carro che verrà messo in esposizione, mentre la serata e il DJ set verranno fatti sul carro del Mangiasogni. Abbiamo ampliato l'offerta creando un momento vicino al luogo in cui si terrà la serata di Porto Futuro, quindi presso la tenso struttura della Sassonia ci sarà il Fan Animation, che dedicherà un momento e uno spazio dalle ore 20 alle 23 circa, con laboratori, musica e intrattenimento anche per i più piccoli. E a Mondavio torna la rievocazione storica della caccia al cinghiale. La 62esima edizione si svolgerà dal 13 al 15 agosto, in programma banchetti, spettacoli ed esibizioni alla rocca. A Mondavio torna la rievocazione storica caccia al cinghiale, giunta alla 62esima edizione. La festa rievoca l'arrivo a Mondavio di Giovanni Rovere per la presa di possesso del vicariato, dono del Papa Sisto IV, in occasione delle nozze con Giovanna Feltria, figlia di Federico da Montefeltro. Il fatto storico, raccontano gli organizzatori, aiuta a capire il ruolo di Mondavio nel vicariato, che ha caratterizzato l'urbanistica, la cultura e non solo, di tutto il territorio della Valle del Cesano. Quindi dal 13 al 15 Mondavio, come sempre fatto, saprà stupire tutti i visitatori che avranno modo di visitare il nostro borgo. Quindi più di 200 volontari che già in questi giorni stanno allestendo il borgo, stanno preparando gli spettacoli, stanno cucinando, e quindi qualsiasi genere di età, dai più piccoli che vedrete sul palco alle persone più grandi che saranno occupate negli stand, ma non solo. Quindi io faccio, come dire, un grande applauso allo sforzo che la Proloco è riuscita a rimettere in campo, perché questa manifestazione ha un valore non solo turistico di promozione, diciamo, del nostro territorio, ma anche un forte valore sociale. Tante persone che dimostrano attaccamento al proprio territorio, che in un periodo anche di ferie decidono di impegnarsi per il proprio borgo. Tra le più antiche delle Marche, la rievocazione storica della caccia al cinghiale torna dopo le assenze e difficoltà legate al post-Covid. Precisamente un anno di stop, abbiamo avuto l'edizione del 2022, che però veniva appunto dalla chiusura per il Covid. Quindi sì, quest'anno ripartiamo, speriamo alla grande. Il paese è coinvolto pienamente, abbiamo un bel gruppo di giovani e anche meno giovani che ci stanno dando veramente una grossa mano per allestire tutto quanto necessario, quindi dalle taverne ai piccoli angoli che devono essere giustamente ben addobbati e degni del nome, diciamo, di Mondavio e della rievocazione storica caccia al cinghiale. Dal 13 al 15 agosto alla Rocca sono in programma esibizioni, cortei e laboratori, il tutto accompagnato dalla storica cornice rinascimentale.
La sera del 13 agosto sarà possibile partecipare al banchetto rinascimentale, un evento esclusivo per 100 ospiti vestiti con costumi del periodo. Gli ospiti vengono letteralmente spogliati dei propri abiti, verranno rivestiti con abiti rinascimentali e potranno partecipare a questo banchetto in onore proprio di Giovanni della Rovere e di Giovanna Feltria. Che cosa succede in questo banchetto? Beh, gli spettacoli sono esclusivamente per gli ospiti, si mangia con le mani, i piatti provengono da una ricerca storica accurata delle nostre cuoche e delle persone che gestiscono appunto questo banchetto. L'ambientazione è dell'epoca, quindi non ci sarà luce artificiale, solo fuoco, si mangia con le mani, come ho già detto, e tutto questo, ecco, si viene proprio immersi in un momento di vita rinascimentale. A promuovere l'evento Confcommercio Marche Nord. A Mondavia dobbiamo molto, perché quando è iniziato il progetto Itinerario della Bellezza, Mondavia era uno dei 5 comuni che ci hanno affiancato e che hanno avuto fiducia in noi, e peraltro assegnandoci anche la gestione della Rocca di Mondavia, dell'Ufficio di Informazioni Turistiche, del Teatro e della piccola Pinacoteca. Quindi diciamo che il rapporto con Mondavia è un rapporto forte ormai da diversi anni. E poi il ritorno della rievocazione storica alla caccia al cinghiale è molto importante anche dal punto di vista economico e turistico. Sono tanti turisti, ma tanti anche i residenti delle Marche che andranno a Mondavia, uno dei borghi più belli d'Italia, in occasione di questa rievocazione, e questo fa bene all'economia turistica, fa bene alla ristorazione del territorio. Nei giorni scorsi alla Polisportiva La Combattente di Fano è stato inaugurato il primo campo da pickleball, uno degli sport più amati oltreoceano, che sta prendendo piede anche in Italia. Ce ne parla Stefania Schiaroli. Uno, evviva! Lunedì pomeriggio alla Polisportiva La Combattente in via Tito Speri a Fano è stato inaugurato un nuovo campo, quello del pickleball, lo sport di racchetta del momento nato in America, da pochi anni approdato anche in Italia, nel 2023 riconosciuto ufficialmente dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che si sta diffondendo rapidamente, sia per la semplicità delle regole sia per la facilità di gioco. Arriva anche il pickleball, è uno di quegli sport figli del tennis che va molto forte in questo momento in Italia. Il pickleball va molto bene negli Stati Uniti e quindi avere anche un campo a Fano può essere un modo per far passare il tempo libero e in un contesto felice come quello della Combattente, quindi approvo l'idea che hanno avuto i soci e il direttivo della Combattente nell'avanzare questa nuova proposta al posto del calcetto, che ormai da qualche anno va meno di moda, diciamo, rispetto a come era qualche anno fa. Da sempre vicini al mondo delle bocce, con atleti e squadre premiate a livello nazionale, La Combattente si è aperta negli ultimi anni anche ad altre attività sportive e ricreative, ad esempio scacchi e biliardo, diventando un luogo sempre più frequentato da persone di tutte le età. Ora con il pickleball, portato nelle Marche dall'imprenditore del Bianco, presente all'evento, l'obiettivo è di creare un vero e proprio centro specializzato che nel tempo si potrà sviluppare su più campi, anche coperti. Avevamo questo campo da calcetto che onestamente non è che lavorasse più di tanto, soprattutto negli ultimi anni. Ho cercato sempre di essere attento a cercare delle novità o qualche cosa di particolare che potesse sorgere. Un giorno, alcuni mesi fa, vidi un campo da pickleball nato, fatto il primo campo fatto a Marotta, e allora mi incuriosì la cosa, seguì, sono andato a Marotta a vederlo, mi sono informato e ho pensato di trasformare, di cominciare a lavorare, a modificare il nostro campo da calcetto, mettendoci su intanto un campo da pickleball, ma anche con il progetto di metterne altri, perché nello stesso campo potrebbero sorgerne tre di questi campi da pickleball. Prossimamente sui media uscirà un comunicato dove ci sarà un referente per le informazioni, un custode che prenderà l'orario per poter giocare, c'è la possibilità di fare utilizzare le docce e gli spogliatoi, e quindi voglio dire, speriamo che la gente ci venga a trovare.
All'evento inaugurale hanno partecipato il sindaco Ser Filippi, l'assessore allo sport Santorelli, il consigliere dei 5 Stelle Panaroni e l'ex consigliere Fontana, che dopo il taglio del nastro hanno fatto una partita in doppio sul nuovo campo, tutti d'accordo sulla bella iniziativa. Io ringrazio la Combattente per questo investimento, perché comunque questa è una disciplina innovativa che sta prendendo molto piede in città, in Italia e non solo, quindi faccio i complimenti a tutti i soci per questo investimento, che riqualificano un campo di calcio a 5 che era oramai vetusto e che invece con questo nuovo investimento riprende vita. I responsabili della polisportiva, che considerano lo sport uno strumento indispensabile di integrazione e di socialità, capace di dare un'alternativa valida di crescita soprattutto ai giovani, sono entusiasti di aver dato vita a questo nuovo progetto, con il quale si propongono di essere una realtà sempre più a servizio del territorio e di un'intera comunità, e per l'occasione hanno offerto una cocomerata aperta a tutti. Per lezioni di pickleball, prenotazioni del campo o altre informazioni, chiamare il numero che vedete in sovraimpressione. Venerdì 9 agosto alle ore 21:15 all'Arena BCC di Fano andrà in scena Gli Classici, Odissea dei Promessi Sposi in una notte di mezza estate. Con la sapiente regia di Paola Galassi, il San Costanzo Show si cimenta con i classici della letteratura. Vedremo in scena personaggi noti e altri reinterpretati per l'occasione. Una Penelope rivisitata e scorretta, un Telemaco stressato, un Ulisse ansioso e svampito, un Eolo capriccioso e glamour, e poi evocazioni di sirene, maghe e divinità. È possibile acquistare i biglietti in prevendita su Live Ticket online e nei punti vendita, oppure direttamente al botteghino del teatro la sera stessa dello spettacolo. Dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale sul nuovo campo da pickleball alla polisportiva La Combattente di Fano. Termina qui il telegiornale, grazie per averci seguito e buona serata.